Sono state avviate tante attività nuove, sono state potenziate quelle esistenti, sono stati potenziati i presidi e si è portato avanti anche un programma molto importante di investimenti in tecnologia e di investimenti in opere infrastrutturali. È un bilancio assolutamente positivo quello tracciato dal direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, che ha presentato il report relativo all'attività del biennio 2021-2022 alla presenza del governatore lucano Vito Bardi, dell'assessore regionale della salute Francesco Fanelli e di tutto il personale dell'azienda. Sono dei dati confortanti, sono dei dati che lo pongono in una situazione sicuramente a livello nazionale di prestigio. È chiaro che non è tutto rose, ci sono delle cose da migliorare. Il direttore dell'unità operativa di oncologia, il dottor Domenico Bilancio, ha poi illustrato le attività del nuovo poliambulatorio oncologico ubicato al primo piano del padiglione E. Il paziente va gestito a 360 gradi, quindi c'è bisogno di tante figure specialistiche per avere una visione completa, per avere un inquadramento completo del paziente nel percorso diagnostico e terapeutico. All'apertura di un nuovo reparto, chiaramente l'apertura di nuovi servizi è la dimostrazione come si stia lavorando per offrire sempre servizi di maggiore qualità ai cittadini. Oggi con questo report si dimostra con dati oggettivi, numeri reali, come nonostante le tante problematiche che sono rinvenute prevalentemente dal periodo della pandemia, la sanità lucana e nella fattispecie oggi parliamo dell'AUR San Carlo abbia reagito bene grazie al lavoro sicuramente del management, dei medici e di tutto il personale sanitario ai quali va il mio grande ringraziamento per quanto fatto durante la pandemia e quanto stanno facendo ancora oggi.